Tecnologia avanzata e rispetto dell'ambiente identificano perfettamente gli obiettivi e gli scopi dell'impegno di Argo Tractors S.p.A. Il problema ambientale al quale Argo Tractors cerca di porre rimedio riguarda l'attuale utilizzo, e quindi la loro sostituzione, di oli minerali sintetici nella fase di pretrattamento delle trasmissioni e dei motori, in quanto tali lubrificanti presentano un elevato impatto ambientale, consumo di energia, produzione di CO2 ed inquinamento delle acque. Per procedere in questa direzione, Argo Tractors S.p.A. ha ideato il progetto Clash Oil, che ha ottenuto l'importante riconoscimento della Commissione europea e l'aiuto finanziario previsto dal programma LIFE. Il progetto Clash Oil si pone come obiettivo principale la sostituzione di oli sintetici con oli biolubrificanti e glicerolo graffitizzato nella fase di flussaggio delle trasmissioni. Per dimostrare la possibilità di raggiungimento di tali obiettivi, Argo Tractors S.p.A. sta realizzando e mettendo a punto una linea pilota che dimostrerà la fattibilità e replicabilità tecnica del progetto. Il progetto è stato strutturato in diverse azioni, alcune ormai concluse, secondo principi di sviluppo industriale e gestione di progetti multidisciplinari. Ottimizzazione delle materie che verranno utilizzate nel flussaggio al posto dei lubrificanti minerali tradizionali, biolubrificanti, glicerolo, grafite. Progettazione e realizzazione degli organi di contenimento e trasporto, dei biolubrificanti che sono più soggetti a biodegradazione rispetto a quelli tradizionali. Realizzazione di un sistema ad energia solare per riscaldare il lubrificante. Realizzazione del sistema di separazione delle impurità derivanti dall'operazione di flussaggio e recupero dell'olio in continuo. Assemblaggio dei componenti descritti in unico impianto dimostrativo. Prova e messa a punto del sistema assemblato. Valutazione dei risultati rispetto a quelli pianificati, ambientali ed economici. Tra i risultati del progetto, già in parte ottenuti e verificati, possiamo schematicamente elencare completa sostituzione di circa 4.000 litri annuo di olio minerale con biolubrificante. Utilizzo di circa 4.000 litri annuo di glicerolo ottenuto come sottoprodotto di altre lavorazioni. Riduzione della produzione di CO2. Riduzione di emissioni gassose dovute alla minor volatilità dei biolubrificanti rispetto a quelli di origine minerale. Meno 20% circa. Minor consumo di olio e minori perdite di lubrificante dovute alla volatilità inferiore. Incentivo nell'utilizzo di risorse rinnovabili utilizzando oli derivanti da coltivazioni vegetali rinnovabili e non di origine estrattiva. Argo Tractors ha da tempo fatto propria una filosofia aziendale tutta orientata al rispetto dell'ambiente. E l'adesione e il completamento del progetto LIFE non è che l'ultima, per ora, importante dimostrazione.